E la ragazzi, ciao a tutte le amiche, bentornati qua su Accident. Allora ragazzi, oggi andiamo a provare la terza simulazione di incidente. Quindi andiamo avanti e proviamo il terzo. Abbiamo già fatto il primo e il secondo. Il terzo, a quanto pare, è avvenuto in Svezia nel 2016, il 3 ottobre 2016 alle ore 12:30. Ok, e allora andiamo. Vediamo un po'. Sto vedendo che vi sta piacendo questo gioco, quindi per ora penso di continuare un po' con lui, anche perché comunque non dura tantissimo, quindi al momento i casi non sono tanti, quindi non ci vorrà molto a finirlo, va. Però comunque so parecchio interessante. È un gioco tutto sommato interessante. È diciamo comunque qualcosa che non ho mai provato prima come gioco, ma non ne ho mai visto uno simile prima d'ora. Allora, già così a prima vista vedo un incidente tra un'auto e un camion e purtroppo ho visto anche che c'è un corpo per terra vicino alla macchina rossa. Ok. Svezia, no? Sweden, Svezia. Ok, diamoci sotto, ragazzi, cerchiamo di salvare quante più vite umane possibili. Eccoci qua, come sempre la prima cosa che dobbiamo fare è chiamare i soccorsi quando vediamo un incidente. Quindi chiamiamo sti soccorsi. Oh. Ok. 112. Quindi pare che va. Ah, già giù a sinistra vedo che qualcuno c'è morto. Ok, accendiamo le quattro frecce. Allora, la prima cosa che facciamo è... Dobbiamo per prima cosa spegnere i motori. Questo pare svenuto, non lo so. Car ignition. La prima l'abbiamo. Cacchio, già c'è un fuoco. Accidenti, già abbiamo un principio di incendio. Dobbiamo sbrigarci. Porca miseria. Non abbiamo tempo da perdere. A me pare che qua non sta cavolo. Dai, si è spento? Meno male, si è spento. Ok, cavolo. Ok, car ignition spenta. Allora, un attimino, raga. Oh, qui pare che ha sfondato il vetro. Spegniamo anche questo. Allora, accidenti, questo deve essere l'autista del tir. Dobbiamo segnalare quindi l'incidente, quindi triangolo. Non abbiamo molto tempo perché già vedo che qua mi stanno a schiattare. Ne abbiamo due messi così così, quindi mi devo dare una mossa. Mi serve... Ah sì, già l'altra macchina, è il triangolo di questa macchina. Andiamo a mettere quindi un triangolo qua e mo subito controlliamo le persone. Devo far sapere dove mi trovo, ok. Giustamente, effettivamente. Allora, ce l'abbiamo il navigatore, sì. Ecco fatto. Perfetto, vediamo un po' di controllare le persone. Signore, si sente bene? Accidenti, questo mi pare proprio messo male. Questo qua ha bisogno secondo... Respira. Ma questo ha bisogno di cure immediate, mi sa. Stra immediate. Vediamo se... Accidenti, non me lo fa curare. Porca miseria. Vabbè. Andiamo a controllare sto tizio come sta. Mi scusi, signore! Come sta?
Niente, non mi sente. Vediamo se è vivo. Cacchio, non respira. Questo è messo peggio dell'altro. Ferito in malo modo. Accidenti. Non posso fare niente per lui per ora. Scendiamo. Mamma mia, dai, che non abbiamo molto tempo. Signora! Cacchio, mi sa che ha preso una brutta botta. Oh, oh, cacchio. Non respira. Oh, questa è quella morta. Oh, bambino, bambino. Bambino. Niente, svenuto, com'è? Respira? Non respira. Che miseria. A me pare che il bimbo non respira. Il bimbo non respira. Andiamo subito di maschera. Apriamo le vie aeree. Piazziamo la maschera. Si è ripreso? Si è ripreso. Meno male. Ok. Allora, posizione di recupero. Credo. Recovery. Penso sia posizione di recupero. Ok, il bimbo è a posto. Cavolo. Sto qui. Troppo, no, non lo posso muovere. Troppo grave per muoverlo. Ok, tiriamo fuori a lui, sbrighiamoci che non lo vedo messo molto bene. Veloci, veloci, veloci. Mi devo rimettere i guanti, non si sa perché se li toglio. Maschera. E qui mi sa che... Ok. Ok, vediamo se respira. Non mi pare proprio. Ce l'abbiamo fatta, stanno arrivando i soccorsi. Giusto in tempo. Io ho fatto il possibile. Purtroppo il camionista non si poteva muovere. Scopri le cause. La causa dell'incidente. Ok. Allora, qui il tizio è volato via. È volato fuori dal camion. Qui c'è il punto d'impatto. Macchia di sangue irrilevante. Irrilevante anche le frenate. Acqua irrilevante. Impronte di cinghiale? È passato un cinghiale. Ecco la causa dell'incidente. Evidentemente la macchina rossa ha cercato di evitare il cinghiale e si è andata a schiantare contro il camion. Questo è irrilevante. Qua dietro, frenata della macchina. Qua possiamo chiudere, non c'è niente da fare. E per finire devo controllare questo veicolo. Perché in pratica il tizio per volar via non era, come dire, non aveva la cintura di sicurezza per volare fuori dal parabrezza. Non aveva la cintura, no? Se no con la cintura non volava mica fuori dal parabrezza. Ok, abbiamo quindi tutto. Mamma mia. Oh, comunque
Un attimino, raga, guardate com'è ridotta sta macchina, oh. Mamma mia, scassata in malo modo. Guardate anche il camion, ma anche comunque questa macchina, eh. D'altronde è l'unica vittima, la signora che guidava quest'auto. Ah, che roba. Brutto incidente proprio. Pare una Tesla sta macchina. Va bene, comunque sia, possiamo quindi andare a concludere il caso, direi. Quindi la prima cosa è lui, è ovvio, la causa di tutto è il cinghiale. La sterzata. Poi credo l'impatto. Poi la frenata dell'altra macchina. No. No, la cintura allora. Poi il tizio che vola via. E alla fine l'altra macchina che va a sbattere nel camion. Scenario finito. Allora, Jacob si è salvato. Dopo un accurato esame in ospedale, Jacob ha avuto un si è fatto male alla spina dorsale. Gli hanno fatto un'operazione. Ci sono voluti diversi mesi per la riabilitazione. Ci ha messo mesi per riprendere a camminare. Ok. In golf invece ha perso molto sangue. E per fortuna, grazie al mio massaggio cardiaco, la sua vita, beh, insomma, l'abbiamo salvato. Va. Non è facile leggere l'inglese in pochi secondi perché non mi dà tempo. Vabbè, basta che si è salvato. Susanna era già andata proprio, non c'era niente da fare. È morta sul colpo quando è andata a schiantarsi sul rimorchio, purtroppo. Il bambino, per fortuna, solo un po' in coma, addirittura. Ha avuto uno shock che l'ha messo in coma, addirittura. Ha avuto danni interni, ah miseria. Però si è ripreso, dai. È tornato a casa con suo padre. Certo, ovviamente il bimbo è rimasto traumatizzato dalla perdita della mamma. Ed è stato sotto terapia per 2 anni. E poi è tornato a scuola. Oh, purtroppo l'inglese non è il mio forte. Ahimè, non l'hanno tradotto in italiano, ahimè. Vabbè, comunque abbiamo salvato chi potevamo salvare. La donna non si poteva salvare. È morta sul colpo, non si poteva fare niente. Va bene, ragazzi, quindi anche il terzo scenario l'abbiamo fatto. Vi porterò, insomma, uno scenario a gameplay, perché non sono molti, quindi lo vorrei far durare un po' comunque questa serie. Quindi diciamo che per ora ci fermiamo qua, spero che vi sia piaciuto questo gameplay, mi raccomando, commentate, scrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.